Buonasera, in questo video vedremo come utilizzare tracker per analizzare un semplice moto rettilineo uniformemente accelerato. Ci rifaremo a un famoso esperimento di Galileo che per studiare l'accelerazione di un corpo in caduta libera pensò di farlo invece che cadere liberamente scivolare lungo un piano inclinato. Ecco, io ho fatto la stessa cosa. Come potete vedere in questo video ho inclinato il tavolo, banalmente mettendo il libro di matematica sotto i piedini, è abbastanza alto, e quindi il carrellino è in grado di, partendo da fermo, quindi accelerare fino a portarsi a una certa velocità. Quindi, sistemato tutto quanto, abbiamo fatto il video. Ricordiamo i passi fondamentali. Occorre sistemare gli assi cartesiani. Conviene porre l'origine degli assi sul corpo, nel punto da cui parte il corpo, e girare l'asse X nel verso del moto. Quindi basta cliccare su questo quadratino e si può posizionare l'asse X come si desidera. In questo caso, eccolo qua. Quindi in modo tale da avere il moto lungo questo asse. Poi spegniamo e dobbiamo indicare l'asta di misura. Come vedete è presente nell'immagine il righello e quindi posizioniamo i due punti all'estremità del righello e diamo la misura che è 30 centimetri. A questo punto siamo pronti e quindi nuova traccia, punto di massa e cliccando, vi ricordo col control command maiuscolo, il cursore cambia, diventa un obiettivo, possiamo puntare sulla zona che pensiamo essere maggiormente visibile, quindi io punterò su questa zona, eccolo qui. E quindi chiediamo al computer di cercare automaticamente, vedete che non ha difficoltà a seguire, oscilla un poco in su e in giù, ma questo moto oscillatorio non ci interesserà più di tanto. Quindi facciamo prendere le posizioni. Ecco, come vedete nel frattempo si è spostato un po' indietro, quindi non sta prendendo in realtà lo stesso punto iniziale, però siamo sempre in quella zona. È chiaro che questi errori nel determinare la posizione verranno poi propagati anche al calcolo della velocità e dell'accelerazione, ma riusciremo comunque a ottenere informazioni significative. Perfetto, abbiamo terminato, il video era già stato tagliato. E possiamo quindi andare a osservare il grafico. Ecco qui. Allora, questo è il grafico della posizione in funzione del tempo. Come vedete, non si tratta di una retta, conviene sempre togliere le linee per non farsi ingannare. Ecco, non si tratta, come vedete, di una retta, ma di una curva con concavità verso l'alto. Viene detta concavità positiva. Segno del fatto che il moto non è uniforme. Ora, se immaginiamo di spezzare questa linea in tanti segmenti, vediamo che i vari segmenti aumentano sempre di più la loro inclinazione. Dopo vi farò vedere come osservare anche questa questione. Questo significa che la velocità sta aumentando, quindi il moto è accelerato. Possiamo vederlo anche dalla velocità, componente x. Ecco, vedete che a un certo punto, quando vi ho fatto presente che stava prendendo dei punti errati, vedete che il calcolo della velocità a questo punto è stato irrimediabilmente corrotto, bisognerebbe riprendere i punti. Però vediamo che nella parte iniziale si riesce comunque in maniera molto buona a vedere questo andamento di velocità crescente. Allora possiamo anche, per esempio, decidere di interrompere qua al 1,435 secondi, quindi in questa posizione. Potremmo allora andare direttamente sul video e tagliare il filmato in modo tale da considerare soltanto la prima parte del moto, che comunque abbiamo detto essere significativa, magari anche un pochino di più. Vediamo a che punto siamo arrivati. State troppo, ecco qua. Quindi, come vedete, abbiamo ancora qualche punto fuori, quindi possiamo
immaginare di tagliare ancora alcuni punti, eccolo qua, e così abbiamo un grafico solo rettilineo. È chiaro che bisognerebbe riprendere un po' il tutto, però eccolo qua. Allora, possiamo anche cliccando col tasto destro mostrare V0, come vedete, quindi nel momento in cui la ripresa è incominciata il carrello era già in movimento, aveva già una velocità iniziale all'istante che ne consideriamo 0 di circa 13 cm al secondo ed è arrivato alla fine delle riprese a 26 cm al secondo. Allora, valutando l'inclinazione, la pendenza di questa retta, possiamo scoprire l'accelerazione. Possiamo farlo direttamente con lo strumento analizza, che ci permette, nelle varie misure che possono, varie misure che possono essere prese, per esempio quello di realizzare un fit lineare, quindi trovare la retta che meglio approssima questo andamento. Come vedete, la retta ha un'inclinazione, una pendenza, che è il parametro collegato al tempo, 1,082 per 10 alla prima, e 1 vuol dire per 10 alla prima, il che significa 10,8 centimetri al secondo quadrato, che sarà quindi il valore che potremo assumere per l'accelerazione. Se invece vogliamo osservare, dobbiamo riprendere da qui, possiamo anche fare un fit eventualmente, e in questo caso si vede poco, però possiamo provare a far analizzare, non con un fit chiaramente lineare, ma possiamo prendere un fit parabolico, una parabola e una curva di secondo grado. E quindi, come vedete, spegniamo per non confonderci, ecco qua, quindi autofit, non, eccolo qui. Allora, i parametri sono quindi 5,5, il fattore di t quadro, 1,07 e 7,543 per 10 a meno 1, quindi 0,7. A C rappresenta il punto di partenza, questo valore 10,72, vedete che c'è per 10 alla prima, rappresenta la velocità iniziale e corrisponde all'incirca quella che abbiamo visto prima, e invece questo valore non è l'accelerazione ma è la metà dell'accelerazione, quindi per ottenere l'accelerazione dovremmo moltiplicare per 2, ottenendo quindi un valore di circa 11. Vi faccio notare che corrisponde a quello che abbiamo visto per il fit lineare di questa curva. Quindi possiamo, per esempio, spegnere, ecco qua, così, in questo modo il fit viene fatto lineare, quella retta, eccolo qua, vedete che era 10,8 l'accelerazione, e 11 invece il valore della velocità iniziale. Quindi entrambi i grafici ci portano allo stesso risultato.